sicuramente è una sconfitta che ci fa male. Merito alla San Benedettese. Sicuramente non siamo felici del risultato, però il calcio è questo. Da martedì ci rimbocchiamo le maniche e proseguiamo quello che è il nostro cammino, presentando questa brutta sconfitta. Come mai la scelta di tenere Giandonato e Misuraca in panchina? Queste sono scelte comunque dettate dalle idee del nostro allenatore. Giandonato e Misuraca ancora non sono in condizione fisica idonea, quindi per questo motivo il mister ha fatto le scelte che ha ritenuto opportune. Insomma. Fino al 28esimo del primo tempo la partita, diciamo, era in equilibrio, poi il gol di Baldassi, la sbloccata e il raddoppio sul rigore di Asepi e l'espulsione del vostro difensore ha poi sancito la debacle sostanzialmente. Siete rimasti in 10 per un quarto del primo tempo e poi tutti il secondo tempo. Ma oltre ai meriti della San Benedettese, sicuramente oggi questa che abbiamo visto non è l'Aquila che siamo abituati a vedere nelle ultime tre partite, una squadra che è scesa con poca personalità, però noi comunque non facciamo drammi. Sicuramente l'espulsione ci ha tagliato le gambe e poi quando si incanalano così le partite è anche dura da commentarlo. Però ripeto, merito alla San Benedettese, noi da martedì riprenderemo, resettiamo e proseguiremo quello che è il nostro cammino. Direttore, l'ha detto quella della parola d'ordine, resettare, ma anche fare tesoro di quello che è successo oggi. Ma sicuramente c'è l'insegnamento in questa sconfitta, però ripeto, non facciamo drammi, andiamo avanti perché questa società ha un obiettivo importante, sicuramente c'è di insegnamento questa sconfitta, ma sappiamo quello che è il nostro percorso. Anche perché come siamo solo alla quarta di campionato, tempo e percorso c'è un altro ancora. Ma sicuramente il campionato è lungo, ci saranno ancora tante altre partite. Sicuramente ci dispiace, ci tengo a precisare che ci dispiace per i nostri tifosi perché sono venuti in massa qui a sostenerci e i primi a essere dispiaciuti siamo noi. Grazie. Grazie.